Good morning a tutti voi. Oggi iniziamo il capitolo 10 di Luca. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Li manda questi 72, come abbiamo già visto in altre occasioni, a due è una notazione importante, è una notazione importante perché Gesù ci manda ad annunciare il Vangelo insieme, non camminando da soli, anche se per tutti noi preti certamente, ma anche tutti noi che bazzichiamo, insomma, nelle faccende della Chiesa, la tentazione è c'è sempre quella di essere battitori liberi, quella di andare da soli, quella di, insomma, se faccio le cose da me ci faccio prima e magari le faccio pure meglio, no? E invece li manda a due. E per fare che? Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Spesso abbiamo interpretato questa espressione solo riferendola a noi sacerdoti, e invece la messe è abbondante, molta, e pregate. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è pregare. Pregare perché ci sia gente appassionata, perché ci sia gente che crede ancora che annunciare il Vangelo è la cosa più bella che ci sia. E annunciarla con la nostra vita, con le cose che facciamo, con il nostro lavoro, con le nostre relazioni, nel nostro piccolo grande quartiere, nelle nostre piccole grandi faccende, nelle nostre piccole grandi disgrazie. Annunciare il regno di Dio e pregare, perché ci sia gente appunto appassionata, appassionata, perché questa cosa qui è fondamentale. Andate, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Tac, prima cosa. Come agnelli in mezzo ai lupi. Andate non per conquistare, come abbiamo fatto tante, tante volte, ma come agnelli in mezzo ai lupi, cioè come gente non violenta, come gente che non costringe, come gente che lascia liberi gli altri, come gente che porta la pace, porta la mansuetudine dell'agnello. Noi non abbiamo l'obiettivo di conquistare il mondo, di convertire tutti, abbiamo l'obiettivo di portare Cristo a tutti, di portare la pace di Cristo a tutti, di portare lo stile amante di Gesù a tutti. Dove siamo? Non portate borsa, né sacca, né sandali. Non fermatevi a salutare qualcuno lungo la strada, in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Eccetera. Ancora c'è questo ritornello di non portate borsa né sacca, né, insomma, siate liberi, siate liberi, non portiamo con noi troppi fardelli. Se ci avvinghiamo, ecco, sulle cose da portare dietro, non partiremo mai. Portiamo noi stessi, portiamo la nostra vita, portiamo la nostra prossimità agli esseri umani come segno di Cristo in mezzo a noi. E voilà. Le cose belle della giornata di ieri ho dedicato gran parte del mio tempo al bollettino, in ritardissimo come sempre, speriamo di farcela. Poi ieri era appunto la festa di Cuneo, la festa del patrono San Michele, e quindi è anche stato bello questo momento di ritrovarci a celebrare insieme alla cittadinanza, a tutti, questa festa. Ale, buona giornata a tutti voi.